Dato antiracket e antiabusivismo, sono Tullio Trapasso, insieme a Daniele Menti, Paolo Rusconi e tanti altri amici, Vladimiro Poggi, con Milano Trash, insieme a Francesco Gagliotto. Ci troviamo al primo piano di questo famoso palazzo a fianco all'Esselunga di via Rubattino, quello dove eravamo stati circa un anno fa, quello che tendenzialmente, dopo le nostre denunce e le nostre immagini andate in onda anche sulla TV, doveva essere messo in sicurezza. Beh, la messa in sicurezza è stata farsesca, cioè una rete agganciata sul nostro vecchio passaggio, che poi è stata divelta per creare un nuovo passaggio sul fondo meno visibile. Quindi guardate dove ci troviamo e che cosa c'è adesso. Un'area sicura. Sì, sicura per i pernotti dei clandestini, degli abusivi, degli illegali, che qui trovano casa, residenza, possono fare quello che vogliono, dalle feste, eccetera. Chi lo sa che qua non ci possa essere purtroppo una situazione di droga tale come quella di Desiree, come quella di Pamela, dove ci può scappare il morto? Sicuramente con quella messa in sicurezza fatta da Beppe Sala e dalla sua amministrazione, diciamo che abbiamo forti timori che ciò possa accadere. Questa è la nostra seconda volta qui dentro, ci auguriamo insomma che le cose vadano meglio, non possiamo fare altro se non segnalarlo, siamo comunque dei cittadini, non siamo dei politici. E tra l'altro abbiamo anche le alcove ai piani superiori. E se è giusto, vieni con me, vogliamo vedere qualcosa di nuovo che è stato fatto all'interno del palazzo, che non so se si può definire una misura di sicurezza o un qualcosa per tutelare la proprietà e l'amministrazione stessa, anche riguardo ai crolli, alle situazioni insomma che ci sono. È stata messa questa bella tela arancione che è stata poi tagliata, quindi ciò dimostra che la gente c'è veramente. È tutto un ricettacolo di sporco, di immondizia. Sono anche le buche e direi che possiamo chiudere. No, Tullio, non chiudiamo, te lo dico io subito il perché, perché voglio farti subito una domanda a bruciapelo. Esatto, voglio farti una domanda a bruciapelo. Quanto siamo distanti dalle, visto che le vediamo in diretta le case, quanto siamo distanti più o meno in linea d'aria? Ma non sono neanche 80 metri e comunque tutto quello che accade qua dentro viene visto dai cittadini che sono sui balconi dei palazzi, almeno quello che succede nei piani alti, come quel letto a baldacchino che se non fosse costruito qui, per quanto artigianale, sarebbe anche qualcosa di valido, di carino. E ancora non abbiamo visto tutto, vorrei ricordarvi, abbiamo solamente visto il pian terreno, poi vedrete le immagini nel video integrale su Milano Trash Telereporter, dove anche lì abbiamo trovato dei giubbotti appesi ad asciugare, giubbotti puliti, quindi non giubbotti che sono qui da 2 anni. Che dire, un'altra situazione di trash in una zona non sicuramente periferica della città, e una, come posso dire, un colpo al cuore per tutti quelli che amano Milano e amano Lambrate. Certo. Ecco, questa è la famosa recinzione che è stata tagliata. Questa è la prima volta, se andrete a riguardare i nostri video vi consiglio di andare a vedere su City Report o sui nostri profili, i nostri social. Non c'era, questa è stata aggiunta, infatti è stata anche tagliata, come vedete, guardate. Che poi di qua possa non esserci magari il letto. Sto vedendo che ci sia tanta immondizia, quindi comunque sì. Sia chissà cosa nascondono anche in mezzo all'immondizia per non farla trovare. Credo che qui non avvengano dei pernotti in guarda questo qua. Spazio. Tullio, domanda a bruciapelo, scusami se ti interrompo perché è un brutto vizio. Bottiglia tagliata? Sì, perché sa anche molte bottiglie tagliate, queste vengono usate per urinarci dentro, quelle tagliate in questa maniera, infatti non hanno i più forti attaccato. Però questo ci sta a significare che questo viene usato come luogo d'appoggio nelle brutte giornate come quelle che abbiamo in questi giorni, dove mezza Italia è inondata e ci sono stati anche dei morti, per un ricovero di queste persone. Ecco, se si vuole fare un ricovero, secondo me, per queste persone, ma è da anni che lo sto dicendo, che li si crei regolari. Quindi prendere questo palazzo, se possibile, proprietà privata, proprietà pubblica, e creare una struttura per i senza tetto, ma non far pulirsi la coscienza lasciando i senza tetto in queste condizioni, anche perché in questi luoghi i senza tetto o sono dei criminali o comunque hanno qualcuno sopra di loro che li sfrutta, c'è un racket e quindi li porta a delinquere. Un'altra cosa che abbiamo visto al piano di sotto, se hai ben presente, è la salitella costruita con un asse di legno. Cosa ci sta a significare quella, anche se non l'abbiamo ripresa? Ce l'abbiamo sul video integrale che poi vedrete dopo la messa in onda di Milano Trash, sempre sui nostri social.
sta a significare che è stata cercata una via di uscita alternativa a quella principale che era sull'altro lato del capannone, quindi molto facilmente controllabile. È stata cercata un'altra via di uscita, poi sopra, dopo l'asse, ci sono delle capanne e quelle capanne si dorme, sono delle strutture fatte atte a dormire anche quelle. Quindi possiamo dire che ci sono delle vedette che vanno ad avvisare se qualcuno sta per entrare o ad uscire. Sì, e soprattutto se succede qualche problema hanno una via di fuga, indipendentemente da chi gli dia fastidio, hanno una via di fuga in più, perché altrimenti non lo potrebbero avere, perché i tre lati sono bloccati, c'è solo un lato aperto che è quello dove siamo entrati noi. Saluto a tutti, seguiteci. Buongiorno. Buongiorno. Vladimir Appoggi. L'unico folle che ci segue in ogni puntata. Vladimiro, ma a te non ti intervistiamo mai, come mai? Beh, ma io ti taggo comunque, anche se sono adesso ancora in diretta, a me non interessa. Adesso la chiudiamo comunque. Tullio, facciamo una bella chiusura su questo orologio che segna il mezzodì. Ah, questo era Francesco. No, basta, facciamone una fuori. Vabbè, ormai sono ancora in diretta, appena chiusura. Va bene, chiudiamo qui, vi salutiamo per ora, vi abbiamo dato un aggiornamento anche per chi ci segue per i nostri motivi di sicurezza, quindi la questura e le forze dell'ordine. Vi salutiamo da questo orologio in presenza di innumerevoli moscerini e una puzza incredibile e speriamo di non dover più tornare qui se non per una questione positiva quando questo spazio sarà utilizzato per la collettività o per un uso lecito e utile. Un saluto a tutti, alla prossima, non molliamo mai.